A nome della cittadinanza romana, porgo il benvenuto ai regnanti del Principato di Saint-Ulip. Sua Altezza Serenissima Gustavo VI, la sua graziosa consorte Betsy e la giovanissima principessa Cristina. E in questa radiosa alba di agosto, cosa è di più appropriato di quell'ode del sommo poeta Carducci, onde esprimere il nostro sentimento di esultanza per questa graditissima visita? O immane statua bronzea, su dirupato monte, solo i grandi t'aggiungono per declinar la fronte. Eccoli, arrivano! È vero che il Principato di Saint-Ulip ha bisogno di 50 miliardi per evitare il fallimento? No comment. No comment. Altezza, è vero che l'obiettivo primario del suo viaggio è ottenere un prestito dalla banca centrale? Ma veramente non è che il suo viaggio... No comment, via, via, su! Scusi, principessa, è la prima volta che viene a Roma? Sì, è la prima. E le fa piacere? Tantissimo. È emozionata? Sì, molto. Mi sento eccitata, ma proprio eccitata. Naturalmente vorrà visitare la nostra città. Sì, mi piacerebbe conoscere i romani, camminare tra la gente, visitare i monumenti, il Pincio, San Pietro, Piazza Navona, il Buco Romano. Il Buco Romano? Sì. Il Buco Romano. No, no, la principessa voleva dire il Foro Romano, vero? Prego, da questa parte, principessa, prego. Thank you.
Ciao Barnaba, che mi fai accendere? Allora fammi accendere. Sì, ma non mi fai accendere. Ma guarda questo, mi dice del sì e non mi fa accendere. Buongiorno Barnaba, di la verità, tu l'hai fatta apposta a prendere l'ascensore perché c'ero io. Certo che sei un bell'impunito, eppure lo sai che sono sposato e ho due figli. Però tu insisti, vuoi fare con me quello che fai con tutte le ragazze del quartiere, ma io non sono mica come loro, sai, io sono diversa. Però tu pensi che forse stando qui, soli, sull'ascensore, insieme, io voglia farmi baciare da te. Pirata, certo che tu con le donne ci sai fare. Barnaba, più tardi salgo da te a fare le pulizie. Tieni, le chiavi del garage. Ciao colleghi, sono un po' in ritardo stamattina, vorrà dire che stasera uscirò un po' in anticipo. Buongiorno, il conducente Cecchini Barnaba che vi parla e vi dà il benvenuto a bordo del 29. Le prossime fermate sono Piazza Verdi, Piazzale della Croce Rossa, Via Nomentana. La temperatura a bordo è di 33 gradi, esterna 28. L'arrivo previsto alla prossima fermata è tra un minuto e 40 circa. Chi volesse gradire del tè o del caffè non ha che suonare l'apposito campanellino. Naturalmente offro io. Grazie Barnaba! Oh, che già. Preferivo sempre. Certo che quando guida Barnaba, viaggiare in autobus è un piacere. È un vero piacere. L'ATAC è lieta di avervi ospitato e si augura di rivedervi presto a bordo. Si prega ai signori passeggeri di non dimenticare oggetti personali e bagagli a mano. Ciao Barnaba. Ciao Angela. Allora, stasera mi porti al cinema? Stasera non posso, ho un impegno con Loredana. E domani? Domani con Elvira. Allora quando? Sei libera lunedì alle 5? Sì. Peccato, ho un impegno. Vogliamo fare le 6? Per me va bene. Per te? Oh, santo cielo, e per te? Per me anche. Va bene, alle 6 allora. D'accordo, ciao.
Pronto? Sì, sono Corman. Vorrei parlare con l'addetto all'ambasciata tedesca, è urgente. Ecco, guardi, l'appuntamento di Sua Maestà Gustavo con il governatore della Banca Centrale è fissato per le ore 9 di domani. Sì, sarà presente anche il nostro console. Che caldo. Questo va meglio da dove stavamo prima. Chiribbio. No. Quanto tempo pensi che staremo ancora? Due ore. Cos'è? Va a controllare da quella parte, tu. Dietro i cespugli. Quando parte? In orario. Tra 3 minuti e 24 secondi. E non può partire subito? Che fretta c'è? È pieno di cocoriti qui. Cosa? Sì, i cocoriti, quegli uccelli che danno fastidio alle straniere. Ah, i pappagalli. Ma non stia lì a leggere il giornale, io ho fretta. Allora, parte quest'autobus? Come vuole lei. Dove andiamo? Vorrei visitare Roma. Da che parte cominciamo? Mi piacerebbe vedere Fontana di Trevi. Ci passa? Ce lo facciamo passare. Ma lei curva sempre così? Solo quando sono in curva. Ma non la guarda la strada? Certo che la guardo. La vedo riflessa nei suoi occhi. Davvero? E come no? Provi a chiuderli. Ha visto? Oh! Oh! Ma non hai visto che hai combinato? È colpa mia che ho chiuso gli occhi. È vero, è colpa sua. Ma come? Chiude gli occhi lei e vai a sbattere te. Scendi giù, vieni a vedere che hai fatto, va. Potevi stare più attento, no? E che roba. Ci vorranno perlomeno 50.000 lire per aggiustare questa macchina, hai capito? Tieni. Ma queste sono 70.000. Ti offro il pranzo. E perché? Perché è successa una cosa fantastica. Ma che cosa è successo? Mi sono innamorato. Di me? No, di lei. Ma perché parli così piano? Perché lei non lo sa. Vuoi che glielo dica io? No, tu sei troppo brutto. Ciao. Ecco, ci siamo. Questa è la Fontana di Trevi. Ma è stupenda. Tu sei più stupenda. Grazie. Se tu vuoi ritornare a Roma, devi gettare una moneta qui dentro. Davvero? E chi l'ha detto? L'ho detto io adesso. Ah, a proposito, mi chiamo Barnaba. E tu? Cristina. È un bel nome. Un nome da regina. Sei regina tu? Non ancora. Voglio proprio vedere se è vero quello che hai detto. Hai da cambiarmi un Copax? Cos'è? Un Copax. Ma è d'oro? Mm-hmm. Quanto vale? 800.000. Me lo cambi? Non ho spiccioli al momento. E allora lo butto nella fontana. Così ritorno a Roma. Cazzo, una moneta d'oro! Dai! Che sprecona, ma bastava una monetina. E vuol dire che ci tornerò molte volte? Beh, certo, quando torneremo dal viaggio di nozze. Dai, non scherzare. Andiamo? Sai una cosa? Io non scherzo mai. Appena ti ho vista, ho deciso che noi ci saremmo sposati. Cambia discorso. Per adesso. Che altro vuoi vedere di Roma? Tante cose, ma ho poco tempo. E poi mi hanno detto che qui da voi c'è un traffico terribile. Conosco delle scorciatoie.
Ti verranno un po' mosse. Reggi. Oddio. Ecco, adesso passiamo per i coronari, la via degli antiquari. È un po' stretta, ma vedrai che ci passiamo. A stronzo! Che cosa vuol dire a stronzo? Niente, è un complimento romano. Quando uno è simpatico, qui gli dicono a stronzo. Ah. Ecco, questo è il foro romano. Mi dispiace, oggi è giovedì, il foro romano è chiuso. Sei sicuro che è giovedì? Sì. Prova un po' a guardare la data. È vero, non è giovedì oggi. Mi raccomando, se incontrate qualche guardia, acqua in bocca. Acqua in bocca? Se vediamo una guardia, bisogna bere? Come bere? Acqua in bocca. Ma è un modo di dire. Tu con l'acqua in bocca riesci a parlare? No. Che peccato. Non c'è un Demostene. Non c'è chi? Quelli che guidano i turisti, con il nome di un oratore. Ah, un cicerone. Te lo faccio io il cicerone. Io la storia di Roma la conosco benissimo. Stai attenta. Cos'è questo? Cos'è? Lo vedi cos'è? Cos'è? Come cos'è? È un aratro. Non senti buoi? Buoi etruschi. È Romolo che sta tracciando un solco. Ah. Ma c'era suo fratello Remo, che era un tipo romantico, e gli disse: perché, Romolino, questa città non la chiamiamo Amor? No! Gli disse Romolo, che gli era sempre contrario fin dalla nascita. La chiameremo Roma, e qui nessuno potrà entrare. Ma Remo, che era anche distratto, mise un piede nel solco. Allora Romolo gli saltò addosso e ci fu una lotta tremenda. Non fare così, Remo, non fare così! Aia, che dolore! Ma di chi è quest'altro braccio? Aiuto! No. Quando litigo con me stesso sono tremendo. A un certo punto Romolo disse: oi ragazzi, qui siamo rimasti senza ragazze. Così prese la biga e partì. Barnaba, non ti vedo più. Barnaba, dove sei? Eccomi qua. Ma cosa fai? Il ratto delle Sabine. E i romani e le Sabine si amarono subito. Ma io non sono una Sabina. Neanch'io sono un romano. Dai, continua a raccontare che mi sto divertendo molto. Cos'è successo dopo? Poi venne la monarchia e i sette re di Roma. Che non erano otto, perché anche i colli erano sette. Dissero: perché litigare? E si presero un collo a testa. E così i romani marciarono a passo romano. Arrivarono in Francia a passo francese. E quindi in Spagna a passo spagnolo. Ma attorno a loro c'erano certi tipi muscolosi, tutti pelosi, con una barba così.
No, così. No, così. E si dice, oh, ma che barba. Tutti vestiti in modo barbaro. Sai, i barbari, quelli barbuti con la barba. Il capo dei barbari disse, ehi, barba, cosa stanno facendo i romani? Stanno sdraiati e con la mano mangiano l'uva. E con l'altra? E con l'altra accarezzano le schiave. Non ridere, con l'altra? Con l'altra suonano la cetra. E con l'altra? Con l'altra bevono il vino. Allora hanno tutte le mani occupate, hanno tutte. Tutte! Andiamo! E scesero giù. E così attraversarono le Alpi di qui e di là e fecero crollare l'impero romano. Vedi gli imperi? Basta dargli una spinta. Chiribbio, è meglio che andiamo via. Adatto, facciamo in pieno? Sì, 2000. 2000 litri! 2000 lire! Ma guarda questi, più c'hanno le macchine grosse e più sono tirchi. Senti, ma tu da che paese vieni che non conosci il mare? Da uno stato al centro dell'Europa. È così piccolo che per vederlo sul mappamondo ci vuole la lente. La Francia? Ma per vedere la Francia ci vuole la lente? Io ho un mappamondo piccolo così. Dottor, gli do una pulitina al vetro. È assurdo. È inconcepibile. Per Saint-Tulip. Come sarebbe a dire scomparsa? Ma avete cercato bene? Dappertutto. Come si chiama il suo... Corman. Corman? Corman? Sì, subito, maestà. Corman. Corman? Eccomi. Abbiamo cercato nella villa, nel parco, dappertutto. Niente. Tua figlia è proprio una testa matta, sai? Ti prego, Gustavo, fa qualcosa. Povera ragazza, sola, in una città che non conosce. Hai ragione. Come si chiama? Corman. Corman. Chiami il Ministero degli Interni. Mobiliti tutta la polizia italiana. No, no, un momento, Corman. Si fermi. E la stampa, altezza? Cosa c'entra la stampa? Che figura ci facciamo con le banche centrali? Non ci pensa allo scandalo? Non ci pensi allo scandalo? Che figura ci facciamo con gli amici di Saint-Tulip? Beh, e allora che si fa? Mi permetto un suggerimento. Corman, vada via. Via, via, Corman. È molto meglio che ce la caviamo da soli, sì. Sguinzaglia i miei uomini e gente altamente specializzata. Sei bellissima. Grazie. E tu cosa fai? Non ti vai a cambiare? Che cosa c'è? Mi sono dimenticata di pettinarmi. Ma se hai la cuffia. E sono spettinata sotto la cuffia. Fatto? Un momento. Sì, fai con comodo. Puoi starci anche una vita per me. Hai finito? Sì. Ma cosa c'è ancora? Fuori fa caldo. E allora sono tornata qui. Ho capito. Ma cos'hai capito? Ho capito che ti va di stare con me. E ti sei sbagliato. Ah sì, allora esci. Esci. Vai, non me ne vado. Vattene via. No. Anzi, sì. Mm-hmm.
Qui non c'è, cerchiamo da un'altra parte. Beh, c'era un mio amico una volta che ha conosciuto una ragazza e appena l'ha vista gli è venuto un colpo. Sai quei colpi di fulmine? Perché... perché lei era un mostro, capisci? Non era tanto bella. Ah, sì? Tu, invece, sei bellissima. Sei mai stata innamorata? Io? Innamorata, no. Qualche anno fa, quando ero ragazzina, ho preso una bollita tremenda. Come? Sì, una cosa in cui ci si brucia. Una cotta? Sì. E tu? Sei mai stato innamorato, tu? Fino a oggi mai sul serio. Ma che bello, come sono contenta. Ti sei innamorato, mi fa piacere. E di chi? Vuoi prendermi in giro? Non si è capito che mi sono innamorato di te? Sì, certo che l'ho capito. Ma a me le dichiarazioni d'amore mi imbarazzano moltissimo. L'ultima l'ho ricevuta qualche giorno fa. Un tipo pieno di soldi. Uno dei Krupp. Sai quelli che fabbricano i cannoni? Poche chiacchiere. Mi ami o no? Oh, guarda che se dici di no, io mi ammazzo. Non ci credo. Allora prova a dirlo. Guarda che lo dico. Dillo e vedrai. No. No? Ma... E adesso mi devo ammazzare. Io mi ammazzo. Mi ammazzo. Barnaba. 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 Ehi. Ah, ma allora sei vivo. E se io ti dessi un bacio qui di fronte a tutti? Io ti darei uno schiaffo qui di fronte a tutti. Beh, però una volta sposati. Io e te sposati? Ma perché? Non staremmo bene insieme? Saremmo una coppia fantastica. Tu sei bellissima. Io molto meglio di te. Mi sa che ci sarebbero un po' di difficoltà. Quali difficoltà? Per me non ci sono problemi. Sì, capisco la differenza di età. Tu fra 20 anni ne avrai 40. Ma io ci passo sopra. Ehi, vieni un po' qua. Ti piace? Perché? Per la nostra camera da letto. Ho pensato che se compriamo i mobili scuri, un tappeto chiaro ci sta bene. Ma Barnaba, sei matto? Sì, forse hai ragione. Certo, con i mobili scuri ci vuole un tappeto scuro. Non capisce niente. Ha detto che non ce li ha scuri. Non ce li ha scuri? Non hai tappeti scuri? Mandatene via, non ti vergogni? Cosa vai in giro senza tappeti scuri? Ah, stronzo! Ma tu sei simpatico a tutti. Sì. Thank you.
Dammi la cuffia. Perché? Vado a fare un tuffetto. Famosa chiromante Madame de Thèbes si appresta a rivelarti il tuo futuro scritto qui sul palmo della tua mano medesima. Le nuvole occulte si diradano e vedo un matrimonio. Sì, tu ti sposerai prestissimo. E vedo anche il tuo uomo. Sì, lo vedo. È alto, spalle larghe, sguardo intelligente e un bel sorriso. Sì, è il tuo uomo. E ha un segno di riconoscimento sul corpo. Tre nei a forma di stella vicino all'ombelico. Sì, tre nei proprio vicino all'ombelico. Lo vedo. E leggo anche il suo nome. Il suo bel nome. Inizia con la B. Barnaba! Sei messo d'accordo con lei? No. Su, avanti, dimmelo. Tu le hai dato dei soldi. Ti dico di no. Ma allora come faceva a sapere tutte quelle cose su di te? È mia zia. Imbroglione, truffatore, buffone. Brava, ci sai fare, eh? Ti voglio rivelare un segreto. Sono tenente delle guardie. Tenente? Sì. Strano, ti credevo capitano. E brava signorina, complimenti, le ha vinto una bella bambolina. No, la bambolina non la voglio, non mi piace. Voglio quello scimmiotto lì. E dia quello scimmiotto lì. Guarda com'è carino, ti assomiglia, non trovi? Beh, lui è più peloso. Mi spiace signorina, ma lo scimmiotto di peluche non lo diamo mai a nessuno. Se lo scimmiotto è tra i premi, glielo dovete dare. Ah sì? Vuol dire che lo daremo a chi fa 5 centri, ma con un colpo solo. Dammi il fucile. Chiribbio. Mai successo in vita mia, con un colpo solo. Ma sei bravissimo. Anche tu nelle guardie? Devo rivelarti un segreto. Ho un gran sedere. Ma non mi sembra. Sei normale. Anzi, magro. Ma è un modo di dire. Significa che io sono fortunato. Ah. Oddio, devo andare a cena al Campidoglio. Oddio, cos'è un ristorante? Non lo conosco. Ti porto io invece in una pizzeria di gran classe. Sta sulla Michelin? No, sta sul te. Oddio, non posso, devo proprio andare. Oddio, a che ora? Alle 9. Non fai più a tempo, sono le 9 adesso. Le 9? Le 9.
Oddio! Pronto, sono Cristina. Posso parlare con mio padre? Altezza, c'è la principessa Cristina. Ah, finalmente. Era ora. Allo, Cristina. Pronto, papà. Ciao. Come stai? Ma dove sei? Con chi sei? Con un amico. Un amico? Ma che amico? Ma torna subito. Su, papà, non fare così. Va tutto bene. Ci vediamo dopo cena. Ma sei impazzita? Ti aspettano tutti, sai. Il sindaco, gli assessori, il cardinale... Oietti. Il cardinale Oietti, il governatore della Banca Centrale. Il ministro del turismo. Il ministro del turismo. Senti, guarda, Cristina. Ti prego di tornare qui immediatamente. Anzi, te lo ordino, capito? Te lo ordino. Cosa fai? Ci parlo io. Scusi, papà, non si arrabbi, sua figlia sta con me. Ma chi è? Chi è lei? Chi parla? Cecchini Barnaba, conducente di autobus. Sua figlia è in buone mani. La porto a cena e poi la rimando subito a casa. D'accordo? A cena? Come sarebbe a dire a cena? Beh, vago io, non si preoccupi. Arrivederla. Com'era? Cordialissimo. Tua figlia va a cena con un conducente di autobus. Che carini. Ti ricordi anche tu quando ci siamo conosciuti? Mi hai portato in un ristorante magiaro. C'erano tanti violinisti che suonavano. Ma che c'entra? Io non ero un conducente di autobus, ero un principe ereditario. E lei che fa lì impalato? Sguinzagli i suoi uomini, gettacci i migliori ristoranti, al centro, all'Aventino, i Parioli. Sì. Via, via, via. Sì, scatti, sì. Corman. Un momento, Corman. Altezza, mi permette un suggerimento? Parli. Un conducente di autobus di solito porta la sua ragazza o in una trattoria di terzo ordine o al massimo in una pizzeria. Vabbè, allora se tacci le pizzerie, uh-huh. Andiamo. Corman? Ti piace qui? Carino. Meglio del Campidoglio, eh? Ah, io abito lì. C'è un appartamento sfitto. E quando noi saremo sposati? Quando saremo sposati? Sì, quando... Ah, tu vuoi sapere quando saremo sposati? Beh, certo, è giusto che anche tu lo sappia. Perché quando noi due ci sposeremo, anche tu dovrai venire in chiesa. Ti va bene il 27 di questo mese? Io prenderò lo stipendio. 15 giorni di ferie matrimoniali, viaggio di nozze. Venezia, Trieste, Monza. E allora? E allora, cosa ordiniamo? Guarda, se c'è una cosa che Mario ha di buono, sono i calzoni ripieni. Io te li consiglio. Sì? Ciao, Barnaba. Ciao, Mario. Ah, che bella ragazza. Hai visto? Ogni sera una nuova, eh? E cosa prende? Vorrei i suoi pantaloni ripieni. Come? I calzoni. Ah, i calzoni. Stasera sono finiti. Abbiamo soltanto dei supplì. Non c'è altro. Non c'è altro? No, non c'è altro. Ma allora io... Io scelgo i supplì. Tu cosa prendi? I supplì. I supplì? Sì. Avete dei supplì? Sì. E allora portali, no? Va bene. Vedrai, ti piaceranno. Di cosa sanno? Di supplì. Stavo dicendo che lì vicino c'è un appartamento sfitto. Qualche risparmio. Mutuo Atac, io lo compro. Butto giù quattro stanze. Viene su una parete. Butto giù una parete e vengono quattro stanze. Quattro? Perché? Non va bene. Ma voi a casa vostra quante stanze avete? Dunque. 42. E come l'avete chiamato l'albergo? Come? L'albergo. Rende? Ma no, noi i soldi li ricaviamo dal casinò. Sai che cos'è un casinò? Certo. Quello con le puttane. Ma... Comunque, sia chiara una cosa. Anche se i tuoi avessero tanti soldi, io non vorrei una lira da loro. Guarda, io e te ci potremmo sposare solo se... Solo se? Solo se nevicasse in agosto. Nevicherà. Oh. È buono questo vino. Attenta, signorina, questo vinello è amabile ma traditore. Scusi, mi porta un minerale. Perciò si chiamano supplì al telefono, perché hanno il filo. Pronto? Parlo con Cristina? Sì. Oggi ho passato una giornata meravigliosa con te. Ed ora un programmino per domani. Stacco alle 4. Alle 5 sono da te. Parlo con papà e gli chiedo la mano ufficialmente. D'accordo? Pronto?
Pronto! Pronto! È caduta la linea. Perché ridi? Perché hai due nasi e quattro occhi. Ehi, ragazza, vacci piano con quel vino. Li abbiamo trovati. Stanno in una pizzeria. Che fanno? Mangiano supplì. Interveniamo? Evitate ogni tafferuglio. Aspettate il momento favorevole per neutralizzare l'uomo e recuperare la principessa. Ok, Corman. Ti voglio rivelare un segreto. Stai attento, non ti spaventare. Io sono Cristina di Saint-Tulip. Sono una principessa. Non ti sbilanciare così, eh? Mario, il conto! Non mi credi? Io sono una principessa. E io sono il duca di Windsor. Impossibile, il duca di Windsor lo conosco benissimo, è mio padrino. Ecco il conto. Non voglio andare via, è prestissimo. Dobbiamo andare. Dai, Barnaba, fammi ballare. No, è meglio che andiamo. Ah, non mi fai ballare? E io ballo da sola. C'è nessuno che vuol ballare con me? Non mi fa ballare nessuno? Ci sono io. Che bravo. Tango, maestro! Tu con la signorina non balli. Perché? Perché lo dico io. Se no, che mi fai? È meglio che non te lo dica. Ti potresti impressionare troppo. Pischello. Prima che mi metti le mani addosso, ti faccio vedere quello che so fare io. Che bestia. Oh, che fai? E mettimi giù! Mettimi giù! Chirippio. Sono stanca. Oh, sonno. Dove mi porti? A casa. Dove abiti? Chi? Tu. Non lo so. Non me lo ricordo, proprio non me lo ricordo. Dai, non scherzare. Mi sento male, portami a dormire, portami in un posto dove si può dormire. E lasciami, so camminare da sola. Erano buoni i supplì e anche il vino. Anzi, di più il vino. Non c'è nessuno. Questo è il momento buono. Andiamo. No. Ci vorrà più tempo, ma almeno così non ci facciamo notare.
Maledizione. Che facciamo? Non possiamo girare casa per casa. Una cosa è certa. Prima o poi dovranno uscire di qui. Basta aspettare. Dire che ho passato veramente una giornata meravigliosa. Tu sei tanto caro, buono, simpatico. Sei proprio a stronzo. Grazie. Ora dormi. Cristina, dove vai? Vado a casa. E ti accompagno io, no? No, è impossibile. Perché è impossibile? Ma Cristina, mi ha chiuso dentro, adesso è impossibile, sì, mi ha chiuso dentro. Cristina, non lasciarmi qui dentro! Cristina, apri! Apri, Cristina, apri, Cristina, apri, Cristina! Cristina, aprimi, 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 apri! Non c'è nessuno. Ma chi è che bussa? Oh, qui non c'è nessuno. Nemmeno qua. Sono qui! Ah! Barnaba, ma che ci fai nel cassetto? Che cosa si fa nei cassetti? Si dorme, no? Beh, veramente io dormo nel letto, eh. Cristina! Dove vai? Cristina! Ecco, Cristina è così. Solo che ha i capelli soffici come il vento di primavera e gli occhi splendenti come il sole all'alba. E quando uno la guarda, rimane incantato. Chiaro? Ah, dimenticavo un particolare importantissimo. Ne sono innamorato pazzo. Vedi sangue. Quindi voi non dovete fare altro che andare in giro, cercarla e appena l'avete ritrovata dovete riportarmela qui. Avete capito? Forza ragazzi, mi raccomando, io conto molto su di voi. Cercatelo ovunque, ovunque. Del tè, altezza? Sì, grazie. Allora, Cristina, ci vuoi dire esattamente che cosa hai fatto ieri sera? Ci vuoi parlare di quell'individuo? Cristina, confidati. Sei stata con lui tutta la notte. Cosa è successo? Cristina, io ti ordino di parlare. Su, avanti, parla. E va bene. Io adesso devo andare. Ho la riunione alla banca centrale. Ma la cosa non finisce così. No, non finisce così. Cristina, cara, come puoi parlare? Pensa che anch'io una volta, prima di conoscere tuo padre, a Venezia ho passato un'intera notte con un gondoliere. Che remo! E come lo manovrava bene! Ma no, mamma.
Tra noi non c'è stato niente. E poi è una storia finita. Certo, gli italiani non sono più come quelli di una volta. Oggi Barnaba non è proprio del suo solito umore. È vero, oggi non è del suo solito umore. Sarà perché non trova più la sua ragazza. È vero, non la trova più. Che c'è? Da quanto tempo sei qua tu? Da stamattina all'alba, perché? E non hai visto passare una ragazza bellissima con degli occhi azzurri che danno un po' sul verde? Tipo nuvole nel cielo contrastato nel mese di marzo. Tipo nuvole nel cielo, contrastato di marzo. Di cui io sono innamorato pazzo, scrivi. Di cui io sono innamorato pazzo. Pazzo con due Z. Pazzo con due Z. Ma le pare il modo di fermarsi così bloccando il traffico? No! E allora vada via! Ma l'hai visto o no? Se ne vada! L'hai visto o no? Quella con gli occhi contrastati del mese di marzo? Sì! No! Vada via! E allora potevi dirlo prima, no? Cosa c'è? Se la vedi avvisami, eh. Vabbè, vabbè. Tu lo sai dove sto andando? Sì, lo so dove stai andando. Dove sto andando? A fanculo. Bravo! Non è lei. Grosseto. Nelle limpide acque di Porto Ercole si è svolta l'annuale gara di windsurf. I concorrenti, giunti da ogni parte del mondo, hanno rivaleggiato nella splendida cornice dell'argentario... Ah, scusa, ne vuoi un po'? Primi classificati per la classe junior sugli atleti australiani, Howard e Kuka. Già, dimenticavo che tu mangi solo le noccioline. Barnaba, lo vuoi un brodino? Ma dai, non puoi stare così a stomaco vuoto, su. Guarda questo. Fra tante ragazze che aveva, se va in capriccia proprio di una senza cuore che lo lasciò senza indirizzo. Roma. State vedendo delle immagini di repertorio della principessa Cristina di Saint-Ulip, che in questi giorni è in visita nella capitale. La graziosa principessa è nella sua alta uniforme di tenente delle guardie reali. Iris, l'ho trovata! E lei è la principessa! Iris! Iris! Che c'è? Vieni! È lei! Quale dei tre? La principessa durante il suo soggiorno romano è ospite dell'ambasciata di Saint-Ulip in una splendida villa all'Aventino. L'ho trovata! L'ho trovata, capisci? L'ho trovata! L'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata! L'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata. Ancora lui. Prudenza, è pericoloso. Ehi là, si fermi. Cosa c'è? Dove sta andando? All'ambasciata. E questo? E questo è un amico. È pulito. È pulita anche la scimmia. Può andare. Avvisate Corman. Sta arrivando l'individuo sospetto con uno scimmiotto e un mazzo di fiori. Lo avvertiamo subito. Sì, sì, è arrivato. Provvedo subito. Sono Corman. Lei chi cerca? La principessa. La principessa Cristina? Perché? Ce ne sono altre? Scusi, ma lei chi è? Cecchini Barnaba. Ha un appuntamento?
No, ma sono un suo amico. Ah, guardi, lei può essere chi vuole, ma senza un appuntamento la principessa Cristina non lo riceverà mai. Lo dice lei. Le faccio avere questo. Questo? Sì, questo. Su, presto, vada, vada. Va bene, vado. Mi scusi, console. Io aspetto un finanziamento di 50 miliardi e lei mi porta una scimmia. Non è per lei, è per la principessa. E chi è che manda scimmie a mia figlia? Un tale che aspetta giù e dice di chiamarsi Cecchini Barnaba. Cecchini Barnaba? Sì. Ancora lui. Cacciatelo via. Anzi, fatelo arrestare. Altezza, se permette, vorrei darle un suggerimento. Quest'uomo può darci dei fastidi. Potrebbe essere un mitomane parlare con i giornalisti. Non sarebbe una buona campagna di stampa in un momento così delicato. Ha ragione. Potrebbe farci un ricatto. Se permette, me ne occupo io. No. Me ne voglio occupare io personalmente. Voglio vederlo in faccia a questo individuo. Lo faccia salire. Ah, Altezza, mi permette un suggerimento? In certi casi è meglio pagare. Va bene? Beh. Ciao, papà. Ti piace il mio vestito? È un Finkelman. Quanto costa? 3 milioni. 3 milioni? Ma non ti pare che sia il caso di limitare le nostre spese? Ma questo è mio. Com'è finito qui? È venuto Barnaba. C'è Barnaba? Sta salendo. Voglio salutarlo. No, tu è meglio che non gli parli. Ma questa mattina l'ho lasciato male. L'ho pure chiuso in un cassetto. In un cassetto? Sì, vorrei chiedergli scusa. Senti, Cristina, tu ieri hai fatto la turista, ma oggi sei di nuovo una principessa, quindi ti prego di uscire, e subito. Va bene, ma non ti arrabbiare. Quando ti arrabbi diventi così buffo. Vai. Il signor Barnaba Cecchini. Lo faccio entrare. Veramente io volevo parlare con Cristina. Dove sta? Un momento, giovanotto. Le domande le facciamo noi. Noi chi? Plurale maiestatis. Noi regnanti. Parliamo sempre al plurale. Che cosa vuole? Lui vuole vedere Cristina. Lui chi? Barnaba. Noi del popolo parliamo sempre al singolare. Permette? No. Grazie. Lasciamo da parte i formalismi. Mia figlia non c'è. Oh, ma lei è il padre. Piacere, sono contento di conoscerla. Si ricorda, noi abbiamo già parlato al telefono. Io mi ricordo benissimo. È stata una telefonata. Veniamo al dunque. D'accordo. Lei di certo avrà fatto delle fotografie a Cristina. Sì, quella. Anche in costume da bagno. E mia figlia ha passato la notte con lei? Sì, a casa mia. Va bene, ho capito tutto. Bene, sono contento che lei ha capito che io sono venuto qui per chiederle. Le vanno bene 10 milioni? Beh, sì, 10 milioni possono anche andar bene. Oh, naturalmente bisogna limitare un po' le spese. Sa, c'è l'addobbo in chiesa, il ricevimento, il buffet. Quale buffet? Il buffet spetta la sposa. È la prassi. Comunque, se vuole, possiamo limitare la lista degli invitati. Io ho portato qui la mia. Vede? E se vuole possiamo eliminare questi due, che fra l'altro mi sono anche un po' antipatici. Ma lei vorrebbe veramente sposare mia figlia? Ho capito bene? Lei ha capito benissimo. Ma si rende conto? Mi rendo conto? Come no, sì. Ma dico, è inaudito. Ma lei lo sa che mia figlia ha fior di pretendenti? Nobili, sì. Industriali, armatori, fabbricanti di cannoni, perfino un petroliere. Lei che fa? Io sono autobussiere. Come? Si spieghi meglio. Conducente di autobus. Il traviere. È contento, eh? Io lo sapevo che lei era democratico. Le va bene il 27 di questo mese? Figlio mio. Papà! Ma quale papà? Senti, senti ragazzo mio, tu mi devi dire una ragione. Una sola. Per cui debba farti sposare mia figlia. Perché sono innamorato. Allora io ti do un consiglio. Sì. Dimenticala. D'accordo. Scordala. Sarà fatto. Cancellala. Mai vista.
Non è la ragazza per te. E di chi è? Ma non lo so. Beh, ma bisogna pur trovare una sistemazione per questa ragazza. Eh beh, sì, questo è vero, sì. Forse bisognerebbe indire un referendum, non lo so, qualcosa di simile. Sì, ecco, un referendum non sarebbe male, anche perché... Ma quale referendum? Tu non avrai più nessun contatto con lei. Ah, adesso ha parlato chiaro. Ecco. Questo non l'aveva detto lei, però. Mi pare che era tutto così quando sono arrivato, no? Sì, era più o meno così. Sì. L'orologio non ce l'ho. Questi sono i miei, me li riprendo. Ma si vedrà. Si ricordi che si vedrà. Me ne ricorderò. Bravo. Esco io, esce lei. Esci pure tu. Grazie. Non ci sono. Sì, che ci sei. Dovevi portarmi a ballare. Perché non sei venuto all'appuntamento stasera? Ma se non ci sono, come faccio a risponderti?
Ho detto che non ci sono. Nemmeno per me. Sono Cristina. Cristina! Per te ci sono al come. Volevo ringraziarti per la serenata. Oh, niente, un pensierino. Sai, ieri ho parlato con tuo padre. Davvero? Sì, gli ho chiesto la tua mano. Uh-huh. Lui non era completamente d'accordo, ma... comunque penso che non ci saranno problemi. Ti va bene per domani mattina alle 9? Per sposarci? Non posso anticipare. Ormai ho fissato per il 27. Domani mattina alle 9 per scegliere le bomboniere. Mm, pure. Comunque, io prima vorrei portarti a colazione. Ho trovato una latteria dove fanno delle brioche fantastiche. Domani mattina non posso. Sono a colazione con Pertini. Beh, porta pure lui. Impossibile. Perché? Accidenti. Cosa c'è? Una zanzara. Aspetta un attimo. Dunque, domani mattina alle 9 non puoi. E allora ti va bene per domani pomeriggio alle 4 al capolinea del 29? Non posso. Sono piena di impegni. Cerca di capirmi, Barnaba. Ma possibile che non riesci a trovare un minuto? Per andare a pranzo, ti riporto da Mario. No, non posso proprio. E poi domani è una grande ricevuta all'ambasciata. Cosa? Eh sì, quando si invitano tante persone. Ricevimento? Ecco, sì. Beh, allora vorrà dire che io vengo lì. Ma veramente è un pranzo inviti? Ci saranno personalità, cardinali, ambasciatori, alti ufficiali. Beh, allora invitami. Ma te la senti tu di stare in mezzo a tante persone importanti? Ho capito. Non sono all'altezza, eh? Sai che ti dico? Sei superba, snob e viziata. Ma quando ci saremo sposati, penserò io a cambiare quel tuo caratterino. Cretino. Presuntuosa. Imbecille. Imbecille a chi? A te. Ah, allora ho capito bene. Benissimo. Ah, vuoi l'invito? E io te lo mando. E subito. Bundeswehr? Air Force? Aviation militaire? Attack. Croce di guerra? Prima comunione. Il mio invito. Grazie. Ciao, Cristina. E questa bella signora chi è? Ti somiglia? Mia mamma. Ah, pensavo fosse tua sorella. È molto gentile. E anche carino. Lei per caso è gondoliere? No, ferrotranviere. Ah, peccato. Allora, Eminenza, io ti conto. Farò tutte cose. Ehi, ciao, Gustavo, come va? Bene, bene, sì. L'ha invitato lei? Io no, l'assicuro, no. L'hai invitato tu, quello lì? L'hai invitato tu? Sì, l'ho invitato io. Ah, l'ha invitato lei? Cristina.
A lei niente, perché sennò poi il vino le dà la testa. Ti ricordi? Non si ricorda. Sì, la settimana prossima lo vedrò senz'altro. E come gli stavo dicendo... Prego. Grazie. Di veramente affascinante. È squisita, eh? Un po' poca, ma... Ehi, ragazzi, lo sapete che tra gli invitati c'è anche un tranviere? Ma no, hanno invitato un tranviere a un pranzo di ambasciata. Ti dico di sì, vuoi che non lo conosca? Tutte le mattine faccio la linea del 29. Si chiama Barnaba. Barnaba? Sì, lo conosco pure io. E chi non lo conosce? Ai, non diciamo sciocchezze. Via, tu, porta il tacchino. Via. Dai, dai, dai. Bene, via. Le oscillazioni del dollaro sono molto dannose. La politica monetaria di Reagan è sbagliata. Aumentando i tassi di interesse si provoca una spirale irreversibile. Comunque, contro l'inflazione non c'è che una soluzione. Fermare i crediti. Lei, che ne pensa? Io? Sì, lei, che ne pensa? Data la mia esperienza, io dico che troppe fermate determinano intralci e ritardi alla circolazione. Sì, ma incrementare la circolazione monetaria, come dice lei, è una teoria pericolosa. Potrebbero impoverirsi i depositi. Già. Lei come si regolerebbe con i depositi? A mio parere, nei depositi lascerei soltanto i mezzi di emergenza. Così, quando è l'ora di punta, i mezzi escono e soddisfano le esigenze del pubblico. Ma in questo caso si darebbe ragione alle teorie finanziarie di Smith. Lei è della linea di Smith? No, io sono della linea del 29. E quindi si ricollega alla grande crisi del 29, dovuta principalmente alla fermata dei crediti. Esatto, proprio di faccia. Ragazzi, è incredibile. Barnaba se la cava benissimo. Pensate che sta dando a tutti una lezione di alta finanza. Che forza! E così mi sono trovata con le spalle contro l'albero. Il cinghiale era lì, a 10 passi. Una paura. Ho chiuso gli occhi, ho sparato, boom! Centrato in fronte, morto stecchito. Ma lo sa, signora, che lei ha proprio un gran sedere? Ma... Il vostro riarmo è un attentato alla pace. Ma finché voi russi continuate la corsa agli armamenti, noi non possiamo fare marcia indietro. No! Siete voi americani che dovete fermarvi per primi. Voi aumentate le vostre basi in Europa e noi siamo costretti ad armare i paesi dell'est. Obbligandoci a raddoppiare gli stanziamenti militari. Posso dire una parola? Perché? Lei è anche un esperto di politica internazionale? No, il ragionamento tante volte mi coinvolge anche in cose che non dovrei sapere. E così, ragionando, scopro che a volte capisco meglio di quelli che ne sanno di più, che però in questo caso ne saprebbero meno, in quanto io ne so il doppio. Vi faccio un esempio. Ci sono 2 autobus. Uno permette che prenda il suo autobus. C'è una strada stretta, molto strettissima. Quello di destra dice: io non mi fermo. E quello di sinistra dice: se non si ferma lui, perché dovrei fermarmi io? E così cosa fa quello di destra? Per spaventarlo aumenta il gas. Quello di sinistra capisce che lo vuole spaventare e inserisce la quarta. E così, opla! Conseguenza, 40 morti. E si vedono chiaramente? E 80 feriti, salvo complicazioni. Guardi che lei ha qualche morto sulla gamba. Quindi chi ci rimette sono sempre i passeggeri. E i passeggeri sono il popolo. Ehi ragazzi, ma cos'è questo mortorio? I morti non erano veri. Come vedete, queste sono soltanto patatine. E i morti non si cuociono. Su, un po' d'allegria! Che cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Che cosa fa? Prego? Chi lo sa? Chi di voi sa cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Già, che farà mai? Se un passero pesa 30 kg, è un capitalista. No, non lo è. E lei, Eminenza, lo sa? Prega? No, non prega. Dorme? Ma cosa c'entra? Ma perché dovrebbe dormire? Ma perché il passero pesa 30 kg... Vuol dire che ha mangiato molto e quindi ha sonno. No, 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 non dorme.
Cosa fa? Digerisce con fatica? Come? Ha problemi di digestione? No, non li ha. Forse spezza il ramo? No. Fa il passero solitario? No, non lo fa. Nessuno di voi lo sa? Fa ginnastica per dimagrire? No, non la fa. Nessuno lo sa? Chi di voi lo sa? Lo dico io. Ma poi se non indovini perdi il posto. Rischio. Cosa fa? Si liscia le penne. Peccato, una carriera interrotta. Però lo perdoniamo, vero Gustavo? Mm. Nessuno di voi lo sa allora. Cristina, tu lo sai? No, non lo so. Dillo tu. Allora, un passero di 30 kg su un ramo fa... Geppa! Che hai da ridere? Sai che cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Fa un uovo di 30 kg. Che io ci faccio una frittata per 60 persone. Chiaro? Tu, poche chiacchiere, porta di là la torta. Ah, sì. Andiamo, via. Via. Servo il dolce, altezza? Sì, certo. No, no, un momento. Al dolce ci ho pensato io. Sono ospite, no? Vado in macchina e torno subito. Mi tenga tovagliolo, per favore. Simpatico questo ragazzo. Non è vero? Chi l'avrebbe mai detto? È molto preparato e arguto nei Sì, molto spiritoso. Ma chi è quel suo ospite? Di che si occupa? Di trasporti. Trasporti? Anche un bel ragazzo, non trovi? Sì, un po' invadente. Ma è proprio il suo fascino, cara. Eccomi qua. Ce n'è per tutti. C'è anche una pasta reale per lei, maestà. Prego, accomodatevi, forza, venite, venite avanti. Non abbiate paura. Eccole. Ecco, questo per lei, per la regina. Sì, un santo onore per il cardinale. Scusi. Fatevi avanti, forza, fatevi avanti. Sì, ne potrei avere uno anch'io. Certo, quale vuole? Il canolo. Il canolo, ecco perché il canolo. Grazie. Sì, per lei è un diplomatico. Buonissimo. Bene, complimenti, bravo. Lei che pasta vuole? Io non mangio paste. Lei no, ma i suoi figli sì. Non ho figli. E come mai? Non ci ho mai pensato. Allora ci pensi, eh? Fantastico! Formidabile! Questo sì che è un pranzo divertente. Che forza quel Barnaba! Pensate, ha offerto una pasta pure a me. Tu l'hai accettata. Ti credo, l'ha presa a revo che non la prendo io. Ma cosa succede adesso? Cosa succede? Un po' di attenzione, per favore. Silenzio! 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 Approfitto di questa simpatica riunione e della piacevole compagnia per darvi una bella notizia. Anzi, no. Dalla tu, papà. Di che parli? Allora dalla tu. No, io no. E allora la do io. Signori, il 27 di questo mese siete tutti invitati al mio matrimonio con Cristina. Bravo! Brava, Barnaba! Grazie. Bravo! Cristina, che cos'è questa buffonata? Ma papà, io non c'entro. È lui che fa tutto da solo. Cosa fai? Ti tiri indietro adesso? Non mi vuoi più sposare? Ti ho mai detto di sì, io? No, ma non mi hai neanche mai detto di no. E allora te lo dico adesso. Mi dici di sì? Ti dico di no. Mi dici di no? Mi dici di no? Ti dice di no. Ah, allora ho capito bene, ha detto di no. Sì. E allora sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Tenetevi liberi per il 27 di questo mese, rimane confermato l'invito. Grazie, grazie. Siete invitati anche voi.
Pronto? Ah, sì, un momento. È la banca centrale. Si è appena conclusa la riunione per il prestito dei 50 miliardi. Sì? Bene? Bene, bene. Sì, bene. Benissimo. Tutto bene? Malissimo. Hanno detto di no. Siamo rovinati. La Germania non ci concede altre dilazioni. No. Il Principato di Saint-Ulip è destinato a scomparire. Mi permette un suggerimento? Sì. Non ci resta altro che la carta Krupp. Oh no! Cristina con quel tedesco? Non ce li vedo insieme. Barnaby è molto più simpatico. Sì, anche a me è simpatico. Purtroppo dobbiamo cedere alla ragion di Stato. Dov'è mia figlia? Non c'è. È scappata di nuovo? No, 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 è stata invitata al saggio annuale dell'Accademia di Danza. È ben sorvegliata? Sorvegliatissima. Mm. Su, bambine, pronte per il saggio. Andiamo, su, su. Venite tutte con me. Eccola la principessa. Principessa? Principessa di qua, Guardi, prego di qua, di qui. Scusi, c'è qualcosa di vero nelle voci di un suo flair con un conducente di autobus? Non c'è niente di vero, notizie prive di fondamento. Lasciate passare, prego. Principessa all'ascensore. Per favore, guardi qui un attimo. Grazie, ecco così. Bene. Fermati! Fermati! Fammi scendere! Fammi scendere! Aprimi! Aprimi! Ho detto aprimi! È vietato parlare al conducente. Aprimi, te l'ordino! Che diritti hai tu su di me? Sei mia moglie, forse? No, fortunatamente no. E tu che diritti hai su di me? Sono innamorato. Ah, sei innamorato? Sì, sono innamorato! No! Lo faccio io, lo faccio! No, lo faccio solo io! Insomma, fammi scendere, a stronzo! Nel senso di simpatico? No, nel senso di stronzo. No, lasciami, a casa tua non ci vengo! E invece sì! No! Cosa fai? Hai caldo? Già, siamo in agosto. Tanto lo so che hai intenzione di violentarmi. Almeno non mi strappi il vestito. È un Finkelman, vale 3 milioni. Magazzini per sicchetti. 3.000 lire. Vestiti, va. Ti preparo un caffè. Perché ti chiudi? Così evito di guardarti. Un caffè ti calmerà. Sei troppo nervosa. E tu mi hai portato fino qui per offrirmi un caffè? No, per conoscerci meglio. Ma lo sai in che torta ti sei messo? Torta? Quale torta? Sì, in una brutta situazione. Ah, vorrei dire un pasticcio. Sì, lo so, ma non importa. Su, lasciami andare, farò in modo che non ti succeda niente. Tu mi apri la porta, io me ne vado e non se ne parla più. E allora, cosa hai deciso? Quanto zucchero? Ma cosa c'entra lo zucchero? Quanto te ne pare? Allora mi fai andare? No. Quando saremo sposati, il caffè me lo dovrai preparare tu. E allora? E allora che? Oddio! Oddio! Ma ragiona. Come possiamo pensare di vivere insieme? Tra noi non c'è nemmeno dialogo. Lo dici tu. Basta parlare e il dialogo c'è.
Parla tu. No, comincia tu. Vabbè. Sai, ieri ho mangiato una mela e c'era un verme. Mio nonno materno si chiama Giovanni. Perché tu non sai che invece io peso 72 kg e mezzo senza scarpe. E allora? Il mese prossimo termina l'ora legale? Sì, può darsi. Del resto non è colpa tua. Beh, mi sembra che il dialogo c'è stato. Ora non rimane che una cosa. Cosa? Dobbiamo baciarci. È impossibile. Perché? Perché io non ti bacerò mai. Sono le mai esatte. Un momento. Io ti bacio, ma ad una condizione. Non accetto condizioni. Quale? Che poi mi lasci andare. Promesso. La porta è aperta. Non te ne volevi andare? Perché? Ma tu mi ami? Sì. Quanto? Da morire. Credevo di più. Ti ho amato dal primo momento che ti ho visto. E perché l'hai tirata tanto lunga? Perché non potremo sposarci mai, credimi. Non possiamo proprio. A meno che non nevichi in agosto. Eh già. Andiamo a vedere che tempo fa. Ma nevica! Siamo in agosto. Aspetta un momento. No, non aprire. Perché? Beh, perché potresti prendere freddo. Auguri, principessa! E figli maschi! Sei un imbroglione, un buffone, un pagliaccio. E allora cosa fai? Ti tiri indietro? No, ci sposiamo lo stesso, ma ad una condizione. Non accetto condizioni. Quale? Ci sposeremo in una chiesetta in montagna, lontano da tutti. Perché? Perché mio padre non lo deve sapere. Lui vuole farmi sposare Krupp. Quello dei cannoli? Dei cannoni. Come vuoi tu, amore. E a papà quando lo diciamo? Dopo le nozze. Può essere una buona idea. Oppure io glielo direi addirittura dopo il terzo figlio. Ti devo rivelare un segreto. Quale? Siamo circondati. Finita la storia d'amore! Finita la storia d'amore fra la principessa e il trampiere! Cristina promessa a Krupp, a Krupp! Cristina promessa a Krupp! Barnaba intervistata in TV! Barnaba intervistata in TV! Bye.
Salve amici, è Cecchini Barnaba che vi parla. Come sapete io amo la principessa Cristina e lei ama me. Potreste dirmi, cosa vuole questo qua? Anche noi amiamo la nostra ragazza e non per questo andiamo in televisione a farci intervistare. Questo potreste dirmi, ma non me lo dite, perché a parlare sono io e non voi. E vi parlo perché il padre della mia ragazza, per questione di soldi, vuol far sposare la figlia a uno che fabbrica cannoni. A parte che di chi fabbrica cannoni non c'è tanto da fidarsi. E poi questo Krupp non è innamorato di lei come lo sono io. Ma lui ha i 50 miliardi. Se ce li avessi io, li darei subito al re. Ma io non ce li ho. Io non ce li ho, ma voi ce li avete. Certo, non dico che ognuno di voi ha 50 miliardi. Ma tutti insieme sì. A Roma quanti siete? Diciamo 5 milioni. 10.000 lire a testa, fanno 50 miliardi. Giusto? E voi vi lascereste scappare a una principessa per 10.000 lire, facendolo sposare poi a uno che non ama. Non ci credo. Oh, sbrigatevi, perché sennò la principessa parte. Dai, 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 e dai, con 10.000 che ci fai? Coraggio. Addio all'americano. Non pensavo di essere così popolare a Roma. Ma che si fa? Avrò sempre un ricordo meraviglioso. Ciao papà! Oh. Barnaba! Ciao Cristina! Ehi, autista, ferma la macchina! Guardali bene quei foglietti. Non è carta qualsiasi. Ma sono biglietti da 10.000. Contali bene e alla fine saranno 50 miliardi. Amore, mi dai quello scimmiotto? Sì. Guida tu. Agli ordini, Barnaba. Ciao, ciao. Posso entrare, papà? Certo, certo, figlio mio. Accomodati. Sì, sì, vieni con noi, Barnaba. Ma scusa. No. Barnaba, sei forte! Vogliamo andare? Auguri, Barnaba! Auguri e felicità! Felicità! C'è anche il mio salvadanaio! Vieni, Barnaba, sono 10.000 esatti! Che ripio!